Ecco ragazzi, ciao! Vi ho preparato un po' di pomodori fagioli. Grazie. Cosa fate oggi? Oggi facciamo i maltagliati con i fagioli. Ah, ok, va bene, dai, buon lavoro. Grazie. Ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. A proposito dei mantagliati, sai che mio nonno mi ha raccontato una storia di Ferrero Corbucci? Sai chi era? No. Era un antifascista, no? Che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale scappò dalla caserma Paolini di Fano fino alle colline del Montefeltro, no? Una fatta di strada, parecchi. Così tanto che cadde svenuto, no? Non la faceva più. E il giorno dopo lo trova un contadino e cosa fa questo? Lo porta a casa sua e gli prepara sti mantagliati con i fagioli, no? Che gli diedero la forza per tornare a combattere, no? Sai che per questo piatto, a fine guerra, così tanto significativo per lui, ho scritto ancora un libro, proprio intitolato I Mantagliati. E questo piatto me l'ha detto mio nonno, che è stato nominato piatto della resistenza di Pedro Rubio. Bello, penso che racconti di questo tipo possono essercene tanti e molto significativi. Anche il confronto con cucine di altre regioni, di altri paesi, lontani da noi, dalle nostre abitudini alimentari, dalla nostra cultura. E sono convinta che la conoscenza di tutto ciò che possono cucinare altre regioni sia un modo per annullare pregiudizi, paure e soprattutto la distanza. Nella nostra scuola si fa questo progetto chiamato Oltre i Fornelli, dove gli studenti, anche quelli stranieri, possono far vedere la loro cultura attraverso i piatti. In questo modo si possono mettere nello stesso piano cibo e cultura e condividere con gli altri le loro tradizioni. Sono di origine russa e ho preparato una cheesecake al vapore con vari ingredienti che usiamo noi della nazione. Sono diversi piatti belli e toccherà vedere alla fine com'è la presentazione, perché ognuno ha una presentazione diversa e spero che vinca il migliore. Questa partecipazione qua che ogni anno si fa, e spero che ci aiuti a crescere tutti insieme. Guarda che ti insegno italiano. C'è una presina. Ho preparato un piatto, si chiama Domada. È un tipico piatto fatto nel mio paese Gambia. Si fa con la crema di arachidi come sugo, e anche riso rosso. Ho preparato questo perché il mio paese è famoso, anche molto buono, molti piacciono questo. È una bella esperienza per me, per conoscere gli altri, poi cucinare con la mia tipica piatto, con la mia prof di matematica, è molto importante per me. Mi fa molto piacere. No, sono pure figlia, davanti. Ma noi ce l'avevamo, ci hanno rubato via questo. Io preparo la ricetta dell'Ecuador che si chiama la guatita. È composta a base di un soffritto di cipolla, aglio e peperone, e con aggiunta di pepe, sale e cumino, un po' di origano tritato e fatto con la trippa e la pasta d'arachide o burro d'arachide, così conosciuto. Andiamo a farti qualcos'altro? Ci danno prima le patate. Ah. Vuoi che te le
taglio io, tu vai a controllare. Gli altri fanno molto il lavoro molto importante, perché ho visto molte cose qui, non l'ho mai visto. Anche quello è, molto, è una bella esperienza per me. Voglio diventare uno chef, tipo voglio aprire un ristorante del mio paese, preparare cibo di italiani classico per la gente in gabbia. Ho scelto questo piatto, le empanadas, perché è un piatto tipico argentino. E questo piatto sono dei fagottini a mezzaluna con ripieno di carne, uova, cipolla, aglio e varie spezie. Un piatto molto caratteristico della mia zona, Mendoza. Me l'ha insegnato a farmelo anche mia nonna prima di morire. Ho voluto portare questo piatto anche perché mi sembrava giusto farlo nei confronti di mia nonna. Questa giornata significa molto perché infatti ci metto a confronto con molti ragazzi di molte altre etnie ed è sempre una forma di conoscere varietà di piatti e squisità di altri paesi. Come io conoscevo solamente italiani e piatti italiani del mio paese, quindi avendo questa possibilità conosco anche molti altri paesi. Il piatto che ho scelto si chiama fried rice, è un riso che ha fatto con le verdure, carote, le porro, gamberi e pollo. Ogni festa che facciamo questo riso, allora volevo presentare anche gli altri paesi che questo è un piatto buono assaggiare, può fare anche velocemente. Ho preparato il tiramisù in una versione rivisitata, perché comunque rappresenta uno dei piatti della cucina italiana e quindi la cucina è anche l'identità del paese, quindi ho pensato al tiramisù e non l'ho proposto in una versione classica ma rivisitata. Ho creato un biscotto al cacao, e una crema al mascarpone con zenzero e una ganache al cioccolato. Io in questa giornata ho cucinato i cornetti, che sono un piatto tradizionale della Moldavia, molto diffuso tra tutti i generi di feste, sempre presente nelle tavole. Ho scelto un dolce perché amo cucinare i dolci e mi piace molto realizzare preparazioni tipo di pasticceria mignon, biscottini, dolcetti. Ragazzi, fra 5 minuti la consegna delle ricette dei piatti, mi raccomando. Vi ricordo, una per la presentazione per la giuria, una per l'assaggio. Grazie. Riempiono sempre le prime pagine dei giornali e penso che la cucina possa essere anche un modo per integrarci meglio con le altre culture. E è una gara, ma dobbiamo cercare di viverla sempre con tranquillità, divertimento, come fosse un gioco. Secondo me riunire tutte le etnie e cucinare tutti insieme ha un grande significato. Perché non lo so, è una cosa bella, semplicemente. Sono molto molto emozionata, però sono contentissima che così tante persone diverse possano esprimere il loro senso per la cucina e la loro cultura in questo modo molto bellissimo. Thank you.
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha il diritto di asilo nei territori della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili e solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione,